Tira fuori! Fermo! Ma dove va? Si calmi! Fermo! Fermo! Ma che succede? Fermo! Questo è fuori di sé! Fermo! Ma che succede là fuori? Andiamolo dentro! Stai fermo! Stai buono! Fermo! Ma insomma! Fermo. Ma che succede là fuori? C'è un pazzo! Che correva nel bosco! Un pazzo! Portatelo dentro! Dentro! Nella stanza del commissario! Ma sì, sì, non c'è nessuno di qua alla casa! Cavo sarà male! Tirati su! Avanti la messa! Avanti! Forza! Portatelo dentro! Avanti! Dentro! Forza, cammina, cammina! Perché correva nel bosco? Da cosa stava fuggendo? Qui! Su! Tirati su, santo! Fatti attenzione! Qui, qui, qui! Seduto qui! Attenzione! Ma chi è? Non lo sappiamo! Come non lo sapete? Ma cosa è successo? Eravamo di controllo nel bosco, sì. Questo correva come un pazzo sotto il temporale! L'abbiamo solo fermato! Gli abbiamo chiesto i documenti! E lui si è subito scagliato contro di noi! Dove sono? Perché mi avete portato qui? Dunque, sì, è una versione teatrale da un film di Tornatore. Io ho fatto varie versioni teatrali, non so, Dete Castigo, il Faust, ma è la prima volta che faccio una versione teatrale da un film. Il film, perché? Perché sono rimasto colpito la prima volta dal film anche in maniera non completamente positiva. Come è stato fatto dalla critica anche, perché all'inizio il film è così particolare che aveva scombussolato un po' le idee dei critici. Poi dopo, pensandoci, mi aveva molto colpito. E naturalmente, come ogni interprete, ho avuto da Giuseppe Tornatore la libertà di essere un interprete. Cioè, un interprete nel massimo rispetto del vero autore deve saper interpretare però l'opera dell'autore vero. E così è stato per me. Dal film mi è nata quasi subito il ricordo di un'interpretazione che avevo già fatto, sia come regista di Delitto e Castigo che come Porfiri nel Magistrato di Delitto e Castigo, che anche qui esiste un commissario che a volte con cattiveria, a volte con ironia, a volte con violenza, a volte invece con quasi tenerezza e comprensione umana, cerca di spingere Onof a ricordare la propria vita. Ecco, questo è stato, alla fine, che cosa ho voluto dire io, almeno con questo spettacolo, che c'è un uomo che può aiutare un altro uomo a comprendere la sua vita. Che cosa aggiunge la sua versione teatrale rispetto alla versione cinematografica? Ecco, questa, quando io parlai con Tornatore la prima volta, 2 anni fa, prima che uscisse anche il suo ultimo film, lui rimase abbastanza colpito da questa mia idea, non di Dostoevsky, del Magistrato, Porfiri, l'accusato Raskolnikov, in questo caso io commissario, e Onof, che è interpretato da Roberto Sturno. Nella mia versione teatrale c'è un approfondimento più umano tra l'uomo e l'uomo, ecco. Aspetta! E si sieda! Basta! Ora che abbiamo musica. No. Se la sua biografia è saputa in tutto il mondo, io la conosco a memoria! La sua biografia! Attento, è ancora carico. Manca solo una pallottola, quello che ha ucciso l'uomo che questa notte correva nel bosco. Io correvo nel bosco. Un solo colpo alla tempia.